Via Francigena, Via Romea Germanica, Via Romea Strada, Cammino di Francesco, Via degli Dei, Via Lauretana, Via del Volto Santo. La Toscana dei Cammini, da visitare in modo lento, a piedi o in bici, è stata al centro di un convegno che si è svolto a Firenze per fare il punto su 5 anni di lavoro della Regione Toscana per trasformare i cammini, adeguatamente ristrutturati, attrezzati e valorizzati, in un prodotto turistico di eccellenza, con un obiettivo. Non tanto quello di un restauratore delle trame territoriali, ma con l'idea che lì ci fossero elementi di valore, come dire, identità territoriali che costituiscono una potenziale attrattività per l'offerta turistica e al tempo stesso una ricucitura e un recupero della qualità dei luoghi. Stiamo lavorando per avere una Toscana che si può visitare, che si può gustare attraverso la mobilità dolce, quindi ciclovie, ciclopiste, cammini, rete escursionistica, dando la possibilità ai turisti che vogliono scoprire la nostra regione, i nostri territori, anche quelli più nascosti delle aree interne, di poterlo fare appunto attraverso queste infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile. La Regione sta lavorando anche alla creazione di un itinerario naturalistico toscano, dalle zone umide interne a quelle sulla costa alle montagne. Interpretando, credo, un'esigenza oggi di un turista sempre più consapevole e informato, che è quella di un viaggio di tipo esperienziale, quindi il contatto con la natura e la possibilità di poterne godere la bellezza e anche i benefici in maniera diretta, semplice, soprattutto slow, costituisce sicuramente una grande appetibilità per un mercato che c'è e che vediamo essere anche in crescita. La Toscana dei Cammini quindi si rivolge a coloro che viaggiano. Per non fare la solita gita classica che tutti conoscono, i soliti tour classici della Toscana, ma che possano prendersi il tempo di conoscere il territorio, conoscere le persone e in fondo essere un po' più toscani di quando sono arrivati.